Io preferisco molto i gelati a sorbetto. Sorbetto perché parti appunto da un'acqua, ci metti dentro degli ingredienti e viene fuori un gusto. Quindi parti da un elemento talmente naturale e anonimo che è l'acqua, e in realtà diventa qualcos'altro. Perché facendolo col latte può essere un latte buono, un latte cattivo, però un'acqua è abbastanza neutra, quindi il sorbetto mi piace molto giocarci ed è uno dei miei preferiti. Quelli che preferisco di più sono i gelati con più di un ingrediente che ha una certa evoluzione nel palato, quindi ci può essere, non so, un grasso insieme a un frutto, e quindi sento prima un frutto e poi si scalda il grasso e quindi viene fuori un altro sapore, quindi una certa complessità. E comunque, diciamo, preferisco molto i sorbetti. Poi faccio anche gelati salati, per cui quelli sono ancora più particolari. Il gelato per me rappresenta tutte le volte un'esperienza nuova, nel senso che assembli degli ingredienti che possono essere incompatibili tra di loro apparentemente. Noi prendiamo un cucchiaio di zucchero e lo mangiamo, è dolcissimo, però all'interno di un bilanciamento del gelato in realtà ha una sua valenza, ogni ingrediente assume una sua valenza. La grossa differenza è sapere fare un gelato e sapere mangiare un gelato, perché anche mangiare un gelato ci vuole una certa istruzione, nel senso bisogna prendere in considerazione che il gelato ha una temperatura di servizio che è a meno 12, quindi noi il nostro palato a 36 gradi, quindi un grosso sbalzo termico, dobbiamo dar tempo a questi ingredienti di scaldarsi e arrivare al palato. È come mangiare un piatto di spaghetti bollenti appena uscito dalla padella e pretendere di sentire il sugo, la stessa cosa, quindi dobbiamo comunque portare ingredienti alla nostra temperatura. E fare un gelato è un insieme di tutte queste cose, quindi io considero le temperature di degustazione e quindi andrò a sentire gli ingredienti quando creo un gelato alla temperatura giusta di degustazione, e quando faccio l'insieme di queste cose invento un gelato. Parto da una tavolozza bianca che è un foglio bianco, metto dentro gli ingredienti e creo il mio gelato.